significati di carattere politico, altrove c'è chi sbarra l'ingresso agli immigrati, parlo naturalmente della Francia, salvo poi a sostenere le proprie imprese nei territori dai quali partono questi disperati. Prego. Intanto anche io faccio dei ringraziamenti al nostro coordinatore provinciale, alla coordinatrice di Medicinità, ai ragazzi di Forza Italia Giovani che prima abbiamo salutato, al coordinatore regionale Gino Vitali, all'amico Mauro Dottis che ha tante iniziative in cantiere, ha contribuito anche a questa iniziativa, oltre al suo lavoro nella città di Brindisi, a livello europeo ovunque, l'onorevole Sisto, l'amico Silli che guida con intelligenza molte battaglie su questi, saluto anche l'associazione di Anna Mascelli e altri esponenti del nostro partito. Allora, per sintesi, la situazione di Brindisi, anzi un vecchio in piedi, abbiamo incontrato il prefetto, l'ha detto prima Gino Vitali, l'ha detto gli altri amici, a Brindisi la situazione non è positiva e provincia non è esplosiva, questo credo che sia il modo corretto di inquadrarla. Tuttavia qui il trend è come in tutta Italia, si dovevano avere 3 immigrati ogni 1000 abitanti in Italia. Detta così, dice, ma come siete così cattivi in una città di 1 milione di abitanti, non volete prendere qualche decina, qualche centinaia di persone, in un comune di 1000 abitanti non volete avere 3 persone. Il problema è che, fatto il calcolo della popolazione italiana, 3 per 1000 fa 180.000 persone. Ne sono arrivati 180.000 l'anno scorso, arrivano 200.000 quest'anno, ne sono arrivati altri centinaia di migliaia, quindi non è 3 per 1000, è 3 per 1000 questo semestre, 3 per 1000 il prossimo semestre, 3 per 1000 quell'altro, quindi è 6, 9, 12, 15 per 1000 e quindi non va bene, perché se fosse un condono, come dire, finale, 3 per 1000, beh, mettiamo la firma, 3 per 1000, che dobbiamo fare? Non è così, quindi c'è una situazione che può peggiorare anche a Brindisi nella provincia, quindi anche il prefetto di Brindisi, come il commissario della città, è stato citato prima da Silli, il dormitorio di questa città, che era nato con un'iniziativa solidale, un'iniziativa benemerita, dopodiché esplode perché se ci mette il quadruplo delle persone, non c'è controllo, non c'è pulizia, iniziativa solidale, che quando c'era una giunta di centrodestra, il sindaco Mimmo Menniti e altri amministratori, avevano il suo senso, poi è abbandonata a se stessa, è finita malamente e quindi credo che da questo punto di vista noi contestiamo la degenerazione. La solidarietà funziona finché è erogata in maniera gestibile, cioè uno se dice somministro un pasto, 5 pasti a chi non ha da mangiare, è giusto, è un fatto gradevole, se poi tutti vengono a sapere che a questo bar si mangia gratis, dopo una settimana ci saranno centinaia di persone, il bar fallirà e dalla solidarietà si passa al disastro. L'Italia è in queste condizioni. Prima veniva accennato a quello che sta avvenendo sia sul fronte delle organizzazioni non governative. Spieghiamo rapidamente. Le organizzazioni non governative sono delle organizzazioni che professano scopi umanitari e quindi aiutano chi è in difficoltà a prescindere dal problema chi paga con l'assistenza, lo Stato che fa, il dormitorio è pieno, il comune non ce la fa, noi li portiamo. Ce ne sono di storiche e secondo me criticabili, e le cito Medici Senza Frontiere, Save the Children, al di là dei nomi altisonanti, ce ne sono alcune nate recentemente sconosciute, equivoche, le abbiamo convocate in Senato per iniziativa di Forza Italia e sono venuti spagnoli, tedeschi, personaggi strani, c'era una che si chiama Moas che sta a Malta e a Malta però i clandestini non li prendono, Malta sta in mezzo al mare. Questa organizzazione è fatta da un americano e da una calabrese che ha finanziato la campagna della Clinton, che gestisce fondi di tutti i tipi, si è messa con una nave a portare i clandestini in Italia, non a Malta dove ha sede, che pure sta in mezzo, perché a Malta non li vogliono. Quindi noi abbiamo questo proliferare di organizzazioni che non possono fare quello che vogliono. Noi abbiamo scritto un documento al Senato, l'abbiamo votato alla unanimità in Commissione Difesa del Senato, l'unico documento che in questa legislatura è stato votato alla unanimità. 5 Stelle, Forza Italia, PD, pure quelli di Bersani, non so se c'erano quelli di Sinistra Italiana, si saranno distratti. E abbiamo detto, ci vogliono delle regole, la polizia può essere a bordo di queste navi. Chi arriva con queste navi? Si possono fare dei controlli o no? Non possono fare quello che vogliono, non possono andare avanti e indietro, non possono andare nelle acque territoriali libiche e se ci vanno li portano in Libia quelli che soccorrono. Perché non sbarcano a Malta, in Tunisia, in Spagna, in Francia e sbarcano solo in Italia? Perché se battono bandiera di un altro paese non vanno
in quel paese, perché alcune hanno la bandiera del Belize o di altri stati. Vi confesso che a volte delle isole, come dire, sconosciute, abbiamo imparato anche nuovi elementi di geografia, quindi nemmeno paradisi fiscali, ma robe quasi da film che hanno installato le loro bandiere su queste. Questa roba non va bene, perché vale la metafora del bar. La solidarietà la decide un paese. Quanta gente possiamo accogliere? 3 per ogni 1000, 3,5 per ogni 1000, lo decidiamo noi. Non lo decidono le organizzazioni non governative, che finiscono presto. Supporto dei mercanti, perché loro prendono la gente, ma quelli che li fanno partire ne fanno partire di più se sanno che dopo poche miglia verranno prelevati. Non mettono manco più il carburante, a volte tolgono subito il motore, mandano la deriva al gommone, questi vanno nelle acque della Libia e li portano qui. Aiutano i criminali a guadagnare soldi, quindi sono fiancheggiatori degli scafisti che si fanno pagare da quei disperati. Sono fiancheggiatori dei criminali italiani. Quando per nostra iniziativa alla Commissione Schengen, alla Camera e alla Commissione Difesa del Senato sono venuti i magistrati, hanno detto che, a parte alcune indagini sulle stesse organizzazioni non governative, alcune sono sospette, in Italia ci sono scandali e criminalità che spendono sull'accoglienza. E lo scandalo del caro Dineo in Sicilia, c'è un'inchiesta in corso. Lo scandalo di Isola Capo Rizzuto, vi ricorderete, perfino un prete, a me purtroppo mi è dispiaciuto, hanno dovuto indagare, arrestare, più le solite cooperative, più meno rosso. Lo scandalo di Roma, che non era mafia, ma era corruzione. Ma ve la ricordate la frase di Buzzi della cooperativa, della Lega delle Cooperative? Si guadagna più con gli immigrati che con la droga. L'hanno fatta vedere in tutte le televisioni col sottotitolo dell'intercettazione. Quindi non è che siamo noi che ci inventiamo con business per la criminalità, è agli atti dei processi italiani, alcuni che si sono anche già conclusi almeno in primo grado. Quindi tutto questo caos organizzato dalle ONG e a volte anche delle autorità italiane, io rispetto e stimo la Guardia Costiera, ma il governo gli dà degli ordini allucinanti, perché poi finisce per portare anch'essa in Italia gente, perché la Libia non li soccorreva, la Malta si gira, la Tunisia si gira, dice ci telefonano a noi in Italia e se non li soccorriamo in base alla Convenzione di Amburgo, di cui non vi parlo, ma che riguarda il soccorso in mare, noi siamo dei criminali. Ma quella convenzione è stata scritta perché se uno si mette in mare qui a largo e rischia di affogare deve essere soccorso. Se io mi metto a organizzare un traffico di persone e le mando con mezzi scalcinati, sì, soccorro il primo per non farli morire, poi vado lì e dico ora basta, perché si usa la convenzione internazionale per il soccorso a chi sta naufragando per far caricare disperati che vengono messi in mare in condizioni precarie previo pagamento. Quindi è un business vergognoso. Arriva Boeri e dice ma come, gli immigrati ci pagano la pensione, avete sentito questa cosa, no? Ora, quelli che lavorano, ce ne sono alcuni milioni, pagano i contributi, prenderanno una pensione, può darsi che restino in Italia, può darsi che se ne tornino in Polonia, in Ucraina, nel Bangladesh, nelle Filippine, e quei soldi verranno comunque pagati, saranno versati i contributi e se li terranno lì, quindi non sappiamo tra 10, 20, 30 anni dove percepiranno la pensione. E parlo di quelli che lavorano, quelli che versano i contributi, quindi persone che nessuno, diciamo, vuole discriminare, sono regolari. Quindi alla fine questi soldi dove andranno? Poi, a fronte dei contributi che questi pagano adesso, ci sono i costi delle pensioni che pagheremo a loro domani, non è che poi quei soldi ce li prendiamo, sarebbe una cosa favolosa, vengono pagati i contributi e noi ci prendiamo le pensioni, e quelli che mangiano l'aria, non è così, prenderanno le pensioni. E i costi, 5 miliardi per l'accoglienza quest'anno, in quale conto li mettiamo? I costi sociali, dei disagi, del degrado delle città, ci sono quartieri di molte città dove il degrado ha fatto deprezzare anche il patrimonio immobiliare. Ci sono quartieri che si svuotano dove c'è una mutazione etnica. E quello quanto vale il deprezzamento di interi quartieri? I reati li fanno gli italiani, anche il prefetto ci ha detto c'è una criminalità, come dire, coriacea, anche in provincia di Brindisi, italiana, autoctona. E chi lo nega? Ma abbiamo ora, Andrangheta, abbiamo, ahimè, prodotto insieme a Leonardo da Vinci, a Guglielmo Marconi, a Dante Alighieri, a tutto il resto, abbiamo prodotto anche questa roba qua, quindi siamo un paese bello e brutto come tutti i paesi del mondo al tempo stesso. Però questi incrementano i reati, aumentano, perché poi quelli delle ONG li portano, poi sono anche razzisti, e lo voglio dire, perché poi se ne fregano del destino di questa gente, li portano qui e li abbandonano al degrado. Quindi le organizzazioni non governative sono razziste, perché poi dopo
Che succede? L'abbiamo portato, arrivederci, perfetto, quell'altro, poi il sindaco, tutta la, il cara, il dormitorio pieno, non si sa che succede, però loro sono umanitari, loro sono come la Boldrini. E guardate che vi segnalo la prossima Boldrini, segnatevi questo nome, Carlotta Sani, l'avete vista in televisione? È una che ha preso il posto della Boldrini a queste organizzazioni dell'ONU, non sta mai in Africa, sta sempre su Rai, non l'avete vista? È una bella donna, insomma, simpatica, ti va la Boldrini, c'è una bella presenza, si chiama Carlotta Sani, sta in televisione invece di stare in Africa perché vogliono fare carriera politica usando le organizzazioni umanitarie, come ha fatto la Boldrini, come ha tentato di fare Giusi Nicolini, il sindaco di Lampedusa. Io quando stavo lì a commentare i risultati elettorali in televisione, quando ho potuto annunciare il primo che aveva perso Giusi Nicolini, perché lei stava a Rete, l'ha portata Renzi da Obama, poi ha perso pure la Clinton, vi ricordate, è andato, dice, vi porto l'Italia, chi ci ha portato? Sorrentino, credo il regista, e Giusi Nicolini, no, cioè questo di Leonardo da Vinci, Guglielmo Marconi, di Galileo Galilei, di Dante Alighieri, e c'è Benigni, la Nicolini e Sorrentino, e questo è che dobbiamo fare, del resto che c'era Obama, quindi insomma, come dire, non è che poi il livello fosse eccelso. Dov'è che la Nicolini stava lei, a Rai 3, ad Anzolo, quello come si chiama, lì di Gazzetto, stava a Washington, e gli elettori non l'hanno eletta a Lampedusa, doveva fare il re del mondo. Quindi sta gente che specula anche per le proprie carriere, sono loro che speculano sull'immigrazione, le Carlotta Sani, le Laura Boldrini, le Giusi Nicolini, e poi pian piano per... Allora noi riteniamo che bisogna accogliere una quantità possibile, l'Italia c'ha già milioni di stranieri regolari, nelle case, nelle fabbriche, nelle aziende, dobbiamo... non siamo un paese razzista, siamo un paese stato nel Mediterraneo, abbiamo avuto perfino dominazioni arabe per molti secoli, sono andati e venuti francesi, aragonesi e quant'altro. Dopodiché c'è un limite a tutto, il limite l'abbiamo superato, questo è il problema. Allora, proprio oggi anche abbiamo passato la giornata con Giro d'Italia, visto che noi abbiamo l'atteggiamento costruttivo, io stamattina ho parlato più volte con il ministro Michiti, con il ministro Pinotti, perché se mandano le navi italiane militari, d'accordo con il governo libico che cerca di consolidarsi nelle acque della Libia, per aiutare la nascente guardia costiera libica a prendere i gommoni, a girare la prua e a riportarli pacificamente, dandogli pure un po' d'acqua e qualche vivero, nelle realtà libiche, nei porti della Libia, noi lo dobbiamo fare. Del resto, vedete, la Libia sta lì da millenni, noi abbiamo interagito con la Libia, le guerre puniche, ve le ricordate, insomma, no? Che avete studiato, insomma, ragazzi, e quelli erano, venivano dalla Libia e c'erano le guerre, poi Roma ha vinto, poi è diventato un pezzo dell'impero romano, e poi c'erano i pirati per molti secoli, poi all'inizio del Novecento l'Italia doveva darsi una dimensione coloniale, quella era la logica del tempo, e andammo a conquistare nel 1911 la Libia, uno scatolone di sabbia, lo definì Salvemini, allora non c'era la tecnologia e se uno avesse fatto con le mani una buchetta si sarebbe trovato solo lo scatolone di sabbia, si trovava anche il resto, ma all'epoca non c'erano evidentemente trivelle e tecnologie così avanzate per scoprire il petrolio. Quindi noi con la Libia stiamo interagendo, litigando, facendo pace. Noi abbiamo fatto la politica giusta, io sono stato 15 giorni fa in una delegazione parlamentare in Egitto, perché bisogna ripristinare dei rapporti con l'Egitto, vogliamo la verità sul caso Regeni, ma mentre era al bando l'Egitto, ritirando l'ambasciatore, è un suicidio, perché in Egitto è meglio che ci sia il governo di Al-Sisi che i fratelli musulmani, la sinistra italiana vorrebbe i fratelli musulmani, così come era contenta con le primavere arabe che arrivasse il caos, la guerra della Libia. Ho avuto la soddisfazione andando con questa delegazione al Cairo che il segretario della Lega Araba, che è un egiziano, un diplomatico di lungo corso, ha detto, senza, insomma, non era nel Parlamento italiano, non l'avevo mai visto prima, insomma, non credo di essere particolarmente celebre al Cairo, e ha detto, aveva ragione Berlusconi e la sua politica, è stato un errore. Io davanti al senatore Latorre e a un 5 Stelle mi sono preso la soddisfazione di dire, è stato Giorgio Napolitano a volere imporre quella guerra sbagliata insieme a Cameron, a Obama e a Sarkozy per distruggere l'Italia. Cattivissimo, ma permetterci cosa? Che cosa? Adesso stiamo lì. Ora, l'amico Dattis è un importante esponente dell'ANCE, hanno fatto il viaggio Minniti col presidente dell'ANCE, l'hanno mandato, De Carlo, il sindaco di Braga, per fare il gemellaggio tra i comuni italiani e i comuni della Libia. Ora, io la Libia ho grande rispetto, ma non so nel Fezzano, per immaginare i sindaci del Fezzano, come li eleggono,
come dicevo, faranno la opera, e quello che prende a cazzotti l'altro fa il sindaco. Mi ha ricordato questo generaggio, mi ricordate uno dei tanti video di Don Camillo, lo fanno quasi tutte le sere, quando Peppone parte per il gemellaggio con il comune russo e Don Camillo si traveste da laico per andare a vedere come andava la cosa, no? E, insomma, pensiamo al gemellaggio, ma dico, può essere l'ancio la soluzione. Ci vogliono aiuti economici e presenza militare, con qualche rischio, amici miei, perché alla fine non è che sta cosa si risolve con le mail o con le fiaccolate. E Berlusconi aveva fatto una politica giusta, di accordo, ma Gheddafi era cattivo. Parlavi con Gheddafi, sistemava il resto. Adesso andiamo con i sindaci, andiamo il prossimo sindaco, il 20, va là, va nel Fezzan e mette a posto tutto, anche se fosse uno dei presenti, insomma, voglio dire, già è complicato tenere le città in ordine. Sono follie, quindi ben meglio questa spedizione di Nardi. Noi voteremo a favore di questa spedizione, non che vogliamo sostenere Gentiloni, perché era quello che chiedevamo, non affrontare più solo con le parole, navi per bloccare gli arrivi. Quando uno arriva poi non lo mandi più via. Questa è la realtà. Perché poi solo il 5% sono profughi che vengono da zone di guerra titolari di un diritto umanitario, l'altro 95% sono clandestini, ma poi non li mandi via, è complicatissimo come si chiama, da dove viene. I rimpatri sono difficilissimi, quindi la prima cosa è non farli arrivare. Poi prima l'Italia pensava con il governo Renzi Alfano, li facciamo arrivare, poi noi ci giriamo, quello se ne va e da qualche parte c'è il cugino a Berlino, la zia a Nizza, il nonno a Stoccolma, e così è andata. Dopodiché quando ne sono arrivati troppi, l'Austria ha detto basta, non è che sul confine del Brennero c'è la rivincita della prima guerra mondiale in corso, quella è stata una partita, diciamo, chiusa, c'è il centenario, si sono stufati gli austriaci di avere tutti questi esodi e hanno messo qualche controllo in più. Macron, che era, ricordate un mese fa, ha vinto Macron, ha perso il populismo, l'Europa, la globalizzazione, ha vinto, quello non vuole i clandestini e da 20 miglia quelli che loro respingono li portano con dei pulmini a Taranto. Cioè quanto costa sto viaggio da 20 miglia a Taranto? E Macron non li vuole, poi non vuole manco Fincantieri che compra le aziende, figuriamoci se vuole i clandestini. Quindi, concludo, noi abbiamo fatto una politica giusta quando abbiamo fatto accordi con i paesi del Nord Africa, destinando anche delle risorse, perché dico, se noi spendiamo 5 miliardi per l'accoglienza, io faccio anche delle cifre, noi potremmo spendere 1 miliardo per gli aiuti in Africa, che spendendo 1 miliardo lì ne vale 4 di quelli spesi qui. Se avete presente le adozioni a distanza, uno con poche decine, centinaia di euro, garantisce vita a un bambino, quindi 1 miliardo lì, non abbia ragione, vale 4 miliardi. Un altro miliardo lo spenderemo qui, perché qualcuno deve dare, qualche dormitorio ci sarà. Ne risparmiamo 3 di miliardi rispetto a quello che stiamo spendendo oggi. E quindi questo va fatto, aiuti lì, blocchi delle partenze, noi sperimenteremo, se poi le navi non bloccheranno le partenze, e noi denunceremo questo. Non siamo dei conti, perché abbiamo chiesto una maggiore azione militare a bloccare queste cose, ci stiamo alla prova. Ne parleremo martedì in Parlamento, vedremo questo piano, se il piano è chiaro, quindi la mia è una speranza, un auspicio, diremo benissimo, perché non possiamo invocare l'uso non per bombardare, per frenare, per bloccare, per controllare. Regole per le ONG che non possono fare quello che gli pare, blocco di questi sbarchi, è una politica programmata di aiuti che ci costa molto meno di quello che stiamo spendendo, compreso il magna magna di Buzzi, del Cara di Mineo, di Verdi di Crotone e tutto. Quindi io credo che qualcuno, che le nostre idee siano quelle giuste, non è demagogia, l'abbiamo fatto, poi dicono ma raddoppierà la popolazione dell'Africa, non capisco, ci sono problemi democratici, sono altre questioni, ora non c'è tempo per affrontarle, ma non è che se raddoppia la popolazione dell'Africa noi dobbiamo assistere a una sostituzione etnica della popolazione italiana. Noi non ci arrendiamo alla scomparsa del popolo italiano. Non siamo razzisti, ma non siamo nemmeno razzisti a nostro danno di cancellarci dalla faccia. Non ci vogliamo fare. Grazie al senatore Maurizio Gaspari, grazie a tutti gli altri amici che hanno partecipato a questo incontro, grazie a voi per avermi seguito. Buona serata. Ma c'è la mossa, 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 ma c'è la m
ti porta bene. Ah, quella bandiera è fatta. Mi ha detto che sta aspettando una risposta per sapere se il contatto è fatto. Come invece stanno andando, come ti ho detto. Facciamo allora mercoledì alla stessa ora. Tanto ci caso ma ci facciamo un colpo di telefono per cui. Ma come va a cadere? Ma anche per vedere anche per anche per Everest, vediamo che possiamo fare. Arrivederci. Sì, penso che sì. Piero, poi manda nel suo gruppo, lo combiniamo tutti insieme, è chiaro. Grazie. Come ne dico?
Mi raccomando. Ci vediamo. Sì, poi ci sentiamo. Bravo, bravo, sì. Bene, a parte questo.